francese che insegnava a Bologna era molto critico nei confronti di D'Annunzio, finché addirittura, ora non vorrei sbagliarmi, al momento delle bozze il presidente di allora del Vittoriale, si chiama, cioè Ghibellini, scopre l'ultima poesia di D'Annunzio, scritta 2 giorni prima della morte e trovata sul risvolto della copertina di un libro che stava leggendo. Beh, ve la leggo perché è una poesia suprema. E lo stesso Alceschi si arrendeva davanti a un risultato del genere. Quindi, diciamo, quello che fanno i cantanti, gli arpeggi, no? Qui giacciono i miei cani, gli inutili miei cani, stupidi ed impudichi, novi sempre ed antichi, fedeli ed infedeli all'ozio lor signore, non a me, no, uomo da nulla. La prima strofa parla semplicemente, poi strofa non è perché non c'è spazio, però parla della tomba dove sono sepolti i cani. La prima strofa è semplicemente comunicativa, con un deittico, quell'elemento linguistico che indica non un cimitero, ma quel cimitero, D'Annunzio ci dice qui giacciono i miei cani. E poi riprende. Da qua comincia una forma di trasposizione, a mio parere, impressionante. Rosicchiano sotterra nel buio senza fine, rodon gli ossi, i loro ossi, non cessano di rodere i loro ossi. Questa ripetizione è bellissima. Vuotati di medulla, quindi le ossa senza il midollo, improvvisa trasposizione di certi cerimoniali religiosi, ed io potrei farne la fistola di panna, perché le ossa svuotate in certe religioni venivano usate come strumento musicale. Quindi i cani sottoterra, noi siamo abituati all'immagine anche nella Disney, no? Di Pluto col colosso in bocca, ma non hanno altri ossi se non i propri, quindi rodono se stessi, quindi non avendo ossa rodono le loro ossa. E qui però D'Annunzio pensa, ma se io le svuotassi le potrei far diventare dei flauti. La fistola, cioè la siringa di panna, come di 7 canne i potrei senza cera e senza lino farne il flauto di panna. E qui un altro scatto, ecco, è bellissimo vedere come la poesia cresce su se stessa. Perché D'Annunzio, filologo, studioso, amante dell'antichità, sa benissimo che panna significa tutto. Se panna è il tutto e se la morte è il tutto, punto. E qui c'è una quartina veramente memorabile, sentite che meraviglia, e sono 4 versi, 4 ottonari a rima abbracciata. Ogni uomo nella culla succia e sbava il suo dito, ogni uomo seppellito è il cane del suo nulla.